Mi sa che stavolta ho veramente esagerato. Forse abbiamo un haul da fare. Buongiorno amica, oggi video completamente da struccata perché voglio proprio godermi questo haul. Chiedo scusa se a qualcuno non va bene questa cosa. Ho appena fatto la mia magnifica skincare. Ricordatevi ovviamente la crema solare in qualsiasi momento della giornata, voi mettetela sempre. Comunque amiche, siamo qua riunite oggi per fare un mega super haul gigante. È un misto tra acquisti miei, la maggior parte, e regali da parte dei brand veramente bellissimi. C'è letteralmente di tutto: make-up, skincare, abbigliamento, trovate tutto. Questo qui è l'haul che tu stavi aspettando per quest'estate. Ovviamente giù in descrizione trovate tutti i link di tutti i prodotti che oggi vi mostrerò in questo video, così da avere tutto quanto sotto controllo. Ho pensato di dividere questo video in più sezioni, ovvero make-up, skincare e vestiti, capi d'abbigliamento vari. Direi di partire dalla skincare perché è la sezione di cui vi devo parlare meno. E partiamo con il botto da questo brand che si chiama Naturium. Voi fatemi sapere se l'avete mai sentito, è un brand super mega iper virale in America. E all'interno di questa box troviamo il loro nuovissimo esfoliante BHA al 2%, se non erro, sì, infatti. Eccolo qui, questo qui è il prodotto, ovviamente lo proveremo insieme sugli altri due social, quindi andatemi a seguire su IG, su TikTok, ovviamente vi farò una bella recensione super veloce. Veramente grazie mille al team di Naturium per avermi mandato il loro nuovissimo prodotto. Secondo pacchettino skincare è da parte di Caudalie. All'interno di questa box troviamo diversi prodottini, ma ora ve ne parlo bene. Partiamo da lui, questo qui è il loro siero della linea Vino Hydra, fatto in questo modo tutto rosa, è letteralmente spettacolare e dovrebbe essere un bellissimo siero idratante, infatti tutta questa linea è dedicata proprio all'idratazione della pelle. Bellissima anche la confezione, tutta rosa, stupenda. Troviamo poi tre creme viso, perché una non ci bastava. Possiamo parlare un secondo del loro pack, perché è veramente spettacolare. Queste tre creme idratanti sono studiate apposta per un tipo di pelle diverso dall'altra. La versione con il pack baby pink è adatta alle pelli miste, il pack rosa Barbie è adatto alle pelli normali, mentre quest'altro in fucsia rossastro è adatto alle pelli secche. Ce n'è letteralmente per tutti i gusti, noi ovviamente le proviamo insieme sugli altri social. E come ultimo prodotto, ma non per importanza, mi hanno inviato una borraccia, ma è una borraccia specialissima. Infatti Caudalie ha collaborato con questo brand qua per realizzare queste meravigliose borracce e sono anche personalizzate, c'è scritto proprio il mio nome e la linea di Caudalie. Veramente grazie mille anche al team di Caudalie per avermi mandato tutti questi prodotti, io non vedo l'ora di provarli. Passiamo al make up. Primo pacchettino, questo qui è un mio acquisto. Piccolo brevissimo spoiler: sul sito di Jisoo ho fatto giusto qualche acquisto. Dico make up perché non saprei dove mettere i lip oil, se è più un prodotto make up o è un prodotto più make up. Veramente la mia confusione in questo momento è alle stelle. Ovviamente ve l'ho spoilerato, però fa niente, proseguiamo comunque. Partiamo dai regalini da parte dei brand che in questo periodo stanno mettendo in omaggio con gli ordini questi semini. Infatti all'interno della scatola troviamo questa scatolina qua, dove al suo interno troviamo queste tre tipologie diverse di semi e ovviamente corrispondono ai fiori indicati sopra. E sono tutti e tre tipologie di fiori che attirano le api. Sappiamo tutti che Jisoo fa prodotti con il miele, quindi le api servono. Secondo me è un'idea super carina. Non so nemmeno se usarli perché sono veramente adorabili e la confezione è troppo bella. Campioncino in omaggio, questo qui l'ho scelto io. È il loro siero per capelli, super mega iper virale. Non so se lo notate, ma è formato da tutte queste microsfere che aiutano proprio tantissimo a rigenerare i capelli e a renderli super idratati. Ho scelto lui come campioncino perché non so se comprare la versione gigante, perché è troppo bello, però voglio prima testarlo. Ovviamente vi farò sapere sulle storie di Instagram. Ma passiamo ai miei due acquisti. Questo qui è meno importante, non è nemmeno make up, questo qui è proprio hair care. Ho comprato la versione grande del mio leave-in conditioner preferito. Questa qui appunto è la versione da 150 ml, raga, il pack è straordinario. Io avevo la versione da 60, l'ho finita, l'ho divorata, mi è piaciuta tantissimo e lui è un must have per l'estate. Ovviamente giù in bio vi lascio anche il link ad un mio video TikTok dove vi mostro tutti quanti i prodotti essenziali per la tua estate. E ovviamente sempre su TikTok trovate anche una playlist in cui vi ho caricato tutti i miei video in cui parlo dei miei summer essentials, e ovviamente lui fa parte di quelli. Ultimiamo l'haul di Jisoo
con il loro nuovissimo lip oil al cocco. Andiamolo subito ad aprire ed eccolo qua, letteralmente stupendo, tempestato di brillantini. Facciamo la prova del 9 e sentiamo se sa veramente di cocco. Sa tantissimo di cocco, non poco, tantissimo, lo sta urlando lui. Non vedo l'ora di provare anche lui. Parlando sempre di lip oil, qui abbiamo un regalino da parte di Clarence. La vedete? Questa è letteralmente una borsa frigo. All'interno di questa borsa frigo, borsa gelo, non mi ricordo mai come si chiamano, troviamo dei gelati. Ditemi se non è il pacco PR più bello che voi abbiate mai visto. Ci sono letteralmente dei gelati qua dentro, o forse no. All'interno della scatola troviamo i loro nuovissimi lip comfort oil, letteralmente stupendi. Queste qui sono le loro nuovissime colorazioni estive in limited edition, quindi correte a comprarle perché sono spettacolari. Abbiamo la numero 21, Joyful Yellow, e tutti i colori dei Lip Comfort Oil esprimono qualcosa, ok? Tipo questo qua giallo esprime ottimismo e creatività. La versione rosa è la numero 23, Passionate Pink, e lui sprigiona sensibilità e dolcezza, mentre la versione arancione si chiama Darling Orange e lui esprime forza e coraggio. Sono letteralmente divini e urlano proprio sunset vibes. Un grazie infinite anche a Clarence per avermi mandato le loro nuovissime limited edition. Proseguiamo con il makeup e abbiamo un sacchettino di Sephora dove all'interno in realtà c'è anche NYX. Partiamo per l'appunto da NYX e ho acquistato una loro nuova nuovissima novità, ovvero i loro nuovissimi Buttermelt Bronzer. Andiamolo subito ad aprire perché tutti dicono che abbiano un odore spettacolare. Andiamolo subito a sentire. Sì, è proprio buono, raga. Io ho preso la colorazione 2 e secondo me quest'estate, quando sarà abbronzata, sarà perfetta. E poi il pack è super bello. E ovviamente, oltre a lui, è uscito anche il pennello per stenderlo, e come potevo non comprarlo. Le setole di questo pennello sono super mega iper morbide e fluffy, mi piacciono un casino. Fatemi sapere se volete un video dove lo proviamo insieme. E ora passiamo ufficialmente a mamma Sephora. Ho acquistato due prodotti che mi ispiravano veramente tantissimo. Lui non è andato virale di più, è il nuovissimo contouring stick di Sephora Collection e io ho preso la versione più chiara in assoluto. Infatti questa qui è la colorazione 01 Fair to Light, non vedo l'ora di provarlo. Dicono tutti che si sfumi in 30 secondi, ma ovviamente lo proveremo insieme. E concludiamo, penso, con un acquisto molto pazzo, da qua lo potete benissimo notare, questo colore molto 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 sgargiante. Infatti sono usciti i nuovissimi blushing stick di House Labs, il brand di Lady Gaga, sto letteralmente amando. E ho voluto comprare una colorazione molto molto strana. Di solito io vado sempre sui colori molto rosati, al massimo pescati. Non ho idea di cosa mi sia preso ieri. Infatti ho acquistato un blush rosso bordeaux. Amiche, è spettacolare, non vedo l'ora di provarlo. L'ho swatchato sulla mano e sfumato, l'effetto è veramente pazzesco. Ovviamente vi farò sapere, dato che costa 34 euro, un po' tanto. E mi hanno lasciato anche un campioncino di un profumo di Guerlain Flora Bloom. Andiamolo subito a sentire, sono molto curiosa. È divino, lo comprerò molto molto presto. E anche con gli acquisti beauty abbiamo fatto. Ora ci manca il grande pezzo, ma non grande, grandissimo. Infatti qui abbiamo una mega bustona di Stradivarius. In realtà ho comprato due cose, non so perché mi abbiano dato il sacchetto così grande. Sacchetto di ASOS, sacchettino piccolino di H&M e sacchetto di Zara, dove ho speso letteralmente 130 euro. Quindi andiamo immediatamente a vedere tutto quello che ho acquistato. Amiche, ho dovuto accendere il condizionatore perché fa caldissimo, ci sono 30 gradi oggi, spero che il rumore non dia fastidio, vi chiedo umilmente scusa. Comunque direi di partire da Zara, che ho trovato veramente un sacco di cosine carinissime. Peschiamo veramente a caso e abbiamo trovato subito lui. Primo toppettino abbiamo lui, tutto giallo, fatto a canottierina, a quadretti. A me fa impazzire questa trama, con le spalline arricciate, ma in generale è arricciato un po' ovunque. E qua sul davanti ha un fiocchettino stracarino. Io di questo ho preso una taglia XS e costa 25,95 euro. Ve lo giuro, mi sa tantissimo da Italian Summer Vibes. Non vedo l'ora di farci un sacco di foto, quindi andatemi a seguire su Instagram per vedere tutte le fotine varie dei miei outfit. Non lo abbinerei con questi pantaloncini. Comunque questo qui è il top giallo di Zara che vi ho mostrato. È bello elasticizzato, quindi non sta stretto e fascia veramente da dio. Mi piacciono tantissimo tutte queste arricciature e anche le spalline sono elasticizzate, quindi è perfetto. Dietro è fatto in questo modo, l'arricciatura prosegue tutta sul dietro. Mi fa veramente impazzire più che altro il fatto che si può portare
andare benissimo con un reggiseno, dato che le spalline sono belle spesse e vanno a coprire le spalline del reggiseno, e dietro non è troppo scollato, quindi va a coprire perfettamente l'elastico del reggiseno. Proseguiamo. A questo un pochettino più basic, diciamo così, ho acquistato questa canottierina crop a manica corta in blu con le righe di un blu più scuro. Questa qua è veramente molto semplice, ma il fit è veramente stra mega super carino. Di questo invece ho preso una taglia S e l'ho pagata 22,95 euro. Non lo so, mi sa un po' di old money, un po' così, un po' sciuretta. Mi piace a me questa roba. Stesso discorso del top giallo, non l'abbinerei a questa gonnellina. Comunque questa qui è la camicetta. Guardate il taglio quanto è particolare, rimane bella morbida, bella over. Non è una di quelle camicie troppo rigide, a me non piacciono per niente. Ha queste righette super carine e la tasca qua davanti. Il retro è fatto in questo modo, quindi non rimane troppo corta né davanti né dietro. E veramente mi fanno impazzire le maniche così belle larghe. E comunque questa è la mia taglia, ma rimane anche leggermente un pochettino over, e questo mi piace moltissimo. Continuiamo con un acquisto necessario. Dovete sapere che ho venduto tutti quanti i miei pantaloncini di jeans su Vinted, quindi io per quest'estate non ho pantaloncini di jeans e quindi ne ho dovuti comprare un paio. Il primo che vi mostro sono questi qua. Sono a vita alta, il lavaggio così chiaro, un po' sporco, mi piace veramente tantissimo. E altra cosa che mi fa impazzire è il fatto che si chiude soltanto con dei bottoni e non con la cerniera. Ovviamente stracciati, perché quelli semplici veramente non mi piacciono per niente. Sappiamo tutti che Zara ogni tanto fa il difetto dietro, che sembrano un po' più larghi, ma devo dire che questi qua sono letteralmente perfetti, mi vestono da dio. Di questo non c'è il cartellino. Chiedo scusa, non ho idea di quanto io li abbia pagati. Comunque ho preso una taglia 36. Molto bellini loro, mi piacciono veramente un sacco, molto semplici, senza niente di particolare. Questi qui invece sono quelli di Zara. Anche dietro questi qua non sono troppo corti. Non so voi, ma io da Zara trovo veramente difficile trovare dei pantaloncini che siano giusti sia dietro che davanti, soprattutto sui fianchi e nella parte dietro. E questi qua sono letteralmente perfetti. Anche davanti non sono troppo inguinali e ascellari. Ovviamente a vita alta, a me piacciono tantissimo quelli a vita alta. Veramente belli, anche il lavaggio chiaro di questi mi fa impazzire. Sono molto molto contenta di aver trovato dei pantaloncini che mi stiano bene e che comunque non siano troppo rigidi. E questo qui è il loro fit. La caratteristica di questi qua è che si chiudono con i bottoni al posto della cerniera, ed è una cosa che mi piace veramente tanto. Ultimiamo con Zara con un completo. Un completo in realtà molto particolare, un completo bianco in denim. La parte sopra è composta da questa camicetta bianca a maniche corte, ovviamente in denim, con tutti i bottoni in bronzo e le cuciture in marrone. Pazzesca questa, anche messa aperta con sotto un body, spacca. Di questo ho preso una taglia XS e l'ho pagata 29,95 euro. È molto molto carina. Con cosa l'abbiniamo lei? Ovviamente col sotto abbinato, ed è questa gonnellina pantaloncino, sempre in denim bianco con i bottoni in bronzo e le cuciture in marrone. Veramente ha un fit pazzesco. Dei pantaloncini ho preso una taglia XS e li ho pagati 25,95 euro. Ovviamente questo completo sarà il mio preferito per tutta l'estate, lo so già. Davanti simulano una bella gonnellina, veramente super comodi, e anche questi qua fasciano veramente bene. Stesso discorso, non sono troppo corti dietro, quindi sono letteralmente perfetti, e si chiudono in questo modo, quindi sotto c'è il pantaloncino classico con la cerniera e poi si va ad allacciare quest'altro bottone che simula la gonnellina. E sicuramente della parte sotto comprerò anche le altre colorazioni, perché sono perfetti, super comodi. Questa qui invece è la giacchettina camicetta, che si può ovviamente legare. A me piace però tenerla più aperta. Fate caso alla maglietta che ho sotto in questo momento, ovviamente non l'abbinerei con una maglietta del genere. Però questo qui comunque è il completino. Nonostante sia un completino di jeans, è anche bello leggero e super comodo. Così invece è visto da dietro, super carino, anche portato ovviamente tutto chiuso come se fosse un completo unico. Proseguiamo con H&M. È una cosina ed è anche un accessorio. Sono andata in due H&M diversi per trovare questa cintura della mia taglia, e infatti la mia taglia non c'era nemmeno nel secondo. La cintura in questione è questa, tutta marrone con le cuciture in bianco, in panna, non saprei come definirlo. Ma la cosa che mi fa impazzire è la parte qua davanti, bella cicciotta, non lo so, mi piaceva. Mi dà quelle vibes un po' country, e io d'estate mi trasformo in una cowgirl. Di questo
cosa qui ho preso una taglia M. Mi sarebbe servita una taglia S perché devo fare più buchi, ma dovevo scegliere tra una M o una XL, quindi ho preso la M. Questa qui invece l'ho pagata 15,99 euro. E vi posso dire, anche fatta bene, bella spessa, corposa. Ovviamente non stiamo parlando di materiali di qualità, però davvero è fatta veramente bene, mi piace. Bravi amici di H&M. Questa qui invece è la cintura indossata. Mi fa impazzire questa tonalità di marrone con le cuciture leggermente più chiare. È veramente pazzesca, super bella e bella spessa. Non è stretta giusta come vorrei io. Purtroppo non c'era la taglia in meno, quindi vado ad aggiungere io semplicemente due buchi. Proseguiamo con Stradivarius. Due cosine, ma due cosine carine. Ovviamente abbiamo un paio di pantaloncini. Sono letteralmente identici agli altri, cambia il lavaggio. Infatti stavolta abbiamo un lavaggio un po' più scuro, sempre ovviamente stracciati e a vita alta come piacciono a me. A me quelli a vita bassa spaventano, mi sembrano minuscoli. Hanno un fit identico a quelli di Zara, anzi sembrano anche più belli addosso. Questa qui è la collezione di 75 shirt destroyed, ok? Raga, ma sono fatti in 100% cotone. Di questi ho preso una taglia 36 e li ho pagati 19,99 euro. Costano veramente niente, mi sa che comprerò tutte le altre colorazioni. Come potete vedere la parte dietro è leggermente più lunga, quindi non sono quei pantaloncini completamente ascellari cortissimi dove si vede tutto, e la cosa mi piace moltissimo. Qui sono perfetti, fasciano veramente bene, sono veramente comodissimi. Ve li faccio vedere meglio da vicino, così è la parte davanti, mentre questa è la parte dietro, questi qua li sfrutterò tantissimo quest'estate. E ho comprato una cosina un po' strana, diciamo così. Ho preso questa sottospecie di gilet tutto fatto in crochet pazzesco. Vorrei saper fare le cose all'uncinetto perché me lo sarei potuto fare benissimo da sola, ma dato che non sono capace lo compriamo già fatto. Ok, molto molto carino. Immaginatevelo magari come copricostume con sotto un triangolino semplice, oppure direttamente con una canottierina bianca, una maglietta bianca e sopra lui. Carino, non lo so, mi piaceva. Da portare soltanto lui è molto pericoloso, dato che si chiude soltanto da un laccettino minuscolo. Di questo ho preso una taglia S e l'ho pagato 22,99 euro. Ho pensato per un look un pochettino più particolare, ovviamente non questo, è per farvi vedere semplicemente la vestibilità. Dietro è fatto in questo modo e secondo me quest'estate, o come copricostumino, comunque con una maglietta bianca, una gonnellona bella bianca lunga, secondo me è molto molto carino. E ovviamente si può portare anche aperto molto tranquillo. E ultimiamo il tutto con ASOS. È arrivato oggi il pacco e 30 secondi dopo ho richiesto di fare il reso di due cose su tre. Ma adesso vi faccio vedere. Partiamo dalle cose di cui devo fare assolutamente un reso, ma immediato, ora, subito. Che sono loro due. È un set bellissimo sul sito, ma indossato da me fa pena, anche perché ho cannato di brutto la taglia. Non so se avete presente come è fatta l'app di ASOS, ma se indicate il vostro peso, l'altezza e come volete che vi stiano le cose, vi danno già la taglia. E io ho seguito quello. E quindi ho preso una S del sopra e del sotto. Ho cannato? Sì, dovevo prendere una taglia più piccola. Partiamo dal sopra, che non sembra nemmeno così tanto grande, ma immaginatevelo addosso. Gigante! Abnorme! Le spalline sono larghissime, mi cadono e quindi cade tutto. Di per sé è anche bellissimo. Ci sono delle cuciture veramente fatte male, però è anche carinissima, mi piace, un po' marinaia, capito? Però il peggio arriva con loro. Vi sembra una S? Perché indossata mi sta 4 volte. Raga, mi cadono. Sono giganti, sono lunghissimi, mi arrivano praticamente a metà coscia, quando sulla modella in realtà erano anche corti. Corti carini, ok? Non corto volgare, corto carino. Su di me fanno un po' fantozzi. Quindi questi due vanno ovviamente indietro. Mi viene male al cuore perché ci volevo letteralmente uscire domani. E passiamo poi ad un acquisto che dovrei rendere perché è comunque grande, però mi piace troppo e non c'ho voglia di fare il reso perché è sold out. Abbiamo una semplicissima maglietta gialla, però questa super stampa con i pompelmi, non lo so raga, mi piaceva un casino. Mi piace un sacco anche sto giallo, è proprio bello. È una taglia S, ma ovviamente veste non oversize di più, quindi magari dentro un jeans da un lato, dall'altro tutta, non lo so, in qualche modo la faccio funzionare, dato che è sold out e non ce n'è più di lei. È molto carina, il tessuto è anche veramente molto morbido. Per farvi capire, questa qui è una taglia S, veste molto oversize, ma a me questa cosa piace particolarmente, più che
che altro è veramente ottimo, il tessuto è morbidissimo, messo in questo modo super over a me fa veramente impazzire. Più che altro, essendo lunga letteralmente come i pantaloncini, la posso benissimo indossare anche come copricostume perché è letteralmente perfetta. E veramente, quando ho voglia di qualcosa di comodo, mi metto su una maglietta del genere, dei bikers sotto e sono a posto. E nulla amiche, siamo arrivate alla fine di questo video. Vi giuro che il camera mio in questo momento è un disastro, è terribile tutto ciò. Voi ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video.